Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi siamo venuti ad esplorare un posto, raga, abbandonatissimo, che siamo diventati scemi per entrare qua dentro. Allora ragazzi, non so tanto di questo posto e andiamo a visitarlo nel mentre poi mi documenterò e vi spiegherò cos'era. Andiamo. Allora ragazzi, noi praticamente ci troviamo in questa posizione. Noi siamo qua e praticamente la vera villa in origine si trovava in quest'altra posizione, dove vedete comparire la seconda freccia rossa, ragazzi. Questa era la villa Cambiaso, era una villa immensa, ragazzi, del XVII secolo, veramente decorosa, veramente che faceva scalpore confronto a tutto quello che c'era una volta. La parte originaria della villa, ragazzi, quella proprio diciamo grossa, che ormai non c'è più, che sarebbe dove vi ho fatto vedere, dove c'erano gli alberi, in realtà non si chiamerebbe Villa Cambiaso, ma Villa Colonna, ragazzi, perché effettivamente questa villa si chiama Villa Colonna Cambiaso. Ora vi spiego perché. Questa villa era della famiglia Colonna nel XVII secolo, ragazzi, ed era così. Aveva un sacco di ettari e si presentava come una colonna, come una torre, e effettivamente l'avranno fatta costruire in questa maniera, forse anche un po' apposta. E come vi ho detto prima, coi bombardamenti bellici è stata distrutta. Poi subentrò la famiglia Cambiaso, ragazzi, che la famiglia Cambiaso ha cercato di recuperare il terreno e praticamente ha costruito un secondo casolare, che sarebbe quello che è ancora in piedi, tra virgolette, perché il secondo piano è crollato, ragazzi, e il piano terra non è più accessibile. Infatti abbiamo fatto fatica addirittura ad entrare, e siccome una parte di terreno è stata comprata, sono stati fatti dei campetti da tennis eccetera eccetera, non siamo potuti andare oltre per paura di prenderci denunce o violazione di proprietà privata. A questo punto, raga, non mi resta che lasciarvi al video, augurarvi buona visione e mi raccomando un like, iscrivetevi, attivate la campanellina se volete sostenere questo canale. Là c'è un portone. Quello è il campo da tennis. Là ci attacchiamo al campo da tennis. No. Era uno stagno, raga. Il cancello ce lo sono fumati? Quello ora ci andiamo. Secondo me ci attacchiamo a casa. Questa è la vietta del campo. Cos'è? Qua non ci possono vedere. Di qua non ci vede nessuno. Comunque questo era un castello o qualcosa. Ce l'abbiamo sempre avuto vicino a noi. Dall'altro lato c'è una, guardiamo ragazzi, tutto passiamo dall'altro lato e... molto inquietante. Ma
usato come discarica, raga. Non sono per niente a mio agio. L'hanno lasciato come discarica. Ci tocca camminare su questa roba. Vale. Per te. Questa era una casa, ragazzi. Questa era la cucina o il bagno. Credo che fosse la cucina. Quella no. Cioè, è pericoloso camminare qua sotto, Parecchio. Riusciamo a girarci di dietro? Non puoi come dire. È solo. Andiamo, raga. Allora, devo capire cos'era quel posto. Com'era un... una scuola... no. Una casa, qua ci sono delle ciabatte. E tra l'altro questo posto lo stanno iniziando a ristrutturare. Poi, per qualche motivo strano, hanno smesso, secondo me perché ormai più... Da tanto tempo, perché ci è cresciuto un albero. Lato pavimento, non è più agibile sto posto, per quello ci sono fermati. Per niente, non è sicuro. Guarda la finestrina piccolina. Sì. Guarda il pavimento. Andava giù il pavimento. Non teneva più. Guardate, raga, sulle scalette. C'era una volta seduto. Secondo piano era questo. Eh sì, ragazzi, è messo veramente molto male sto posto. Noi abbiamo perso. Ha proprio crollato il secondo piano. È crollato proprio il secondo piano. L'antenna. Non ce l'hanno scaricato. Rete 4. È crollato. Hai capito? Non è che hanno. L'hanno scaricata, no. È crollato proprio il secondo piano. Lo vuoi? Lo vuoi? Lo vuoi, cazzo. Wow! Quindi qua c'è già entrato qualcuno. Qua per venire a... Sì, come cazzo si viene? Ah sì. Ormai. Ah, la soffitta. Non esiste neanche più. Carina, è una bella casetta. Questa qua cos'è? La mansarda. Sopra? La mansarda. E la mansarda, quella triangolare. Ah, guarda, c'era un altro tetto sopra. Sì, dove sì, mettere magari... Mansardina. Poi dove mettere gli scaffali. Questo era il bagno. Forza, questo ragazzi. Era il bagno. Ah, la cucina, eccola qua. E qui era la cucina, questo il bagno. Che cazzo è questa casetta?
bella vista, ragazzi. Quindi, regà, eccomi di nuovo qua per spiegarvi e raccontarvi. Praticamente mi avete visto titubante, pensieroso, perché io quando vado a fare un'esplorazione di un posto che non conosco, mi piace poi sapere quello che ho scoperto o che ho esplorato per detto o per visto a caso. Quindi, tornando a noi, questa casa qua era una villa, come vi ho detto prima, chiamata Villa Colonna, della famiglia Colonna. Questa villa, come ho detto anche all'inizio del video, risale al XVII secolo, che venne abbattuta, raga, dai bombardamenti bellici. A quel punto, una volta passata la Seconda Guerra Mondiale, questa casa era questa villa enorme era distrutta. Quindi è subentrata la famiglia Cambiaso. Ragazzi, quello che state vedendo nel video, nell'esplorazione, è la seconda parte, la seconda casa che è stata costruita quando la famiglia Cambiaso ha preso quella terra, perché effettivamente questo posto all'origine della famiglia Colonna prendeva anche il campo da tennis che è sotto, che si sono comprati e hanno voluto, si sono praticamente presi un pezzo di terreno, raga, e lo hanno adibito a campetti da tennis, eccetera eccetera, mentre la parte alta è ancora abbandonata. Si vede che all'epoca, quando la famiglia Cambiaso è subentrata, ha diviso magari il terreno, oppure una parte è stata ceduta a qualcun altro e quindi alla fine si è divisa, e la parte bassa noi non potremo esplorarla proprio per il fatto che è proprietà privata. Infatti, secondo me, a breve ci saranno dei lavori e andranno a chiudere completamente e divideranno le due parti, ragazzi. Alla fine la famiglia Cambiaso userò questa struttura, ragazzi, per delle fanciulle povere. Cioè, praticamente toglievano le donne incinte con bambini che non potevano avere una casa all'epoca dopo la guerra, e le accoglievano come se fosse una piccola casa famiglia, per tenere una cinquantina di donne, eccetera, ragazzi. Continuiamo con il video. Te l'ho detto. Questa è quella che ci vediamo a casa, mi sa. Che prendiamo di qua, raga? Andiamo a vedere. Parco. Parco per bambini. Sì, sì. Allora. Guarda, sì che siamo visti. Sì, infatti qua me ne andrei subito. E poi qua sotto c'era la casetta che abbiamo visto. E noi prima volevamo scendere da lì, ovviamente. Ma che cazzo era sto posto? Legno.
piscina. Lo stagno. La piscina. È acqua. Andiamo. Ciao ragazzi. Ma dove cazzo siamo finiti? Occhio al telefono. Non lo senti. Vai Ale. Fondo cazzo, ma cos'è? Cos'è sto posto? Guarda là! La faccia! Giriamo dal lato opposto! Attento Ale. Così non arrivare da dietro. Non era una piscina, ma la faccia della piscina. Guarda che c'è tanto un 5 qua. Guarda che sia bellissimo, non vorrei che finiamo dentro qualche cosa. Appunto, quindi direi di ritornare indietro. Ragazzi, io non capisco che cazzo era quella roba lì. Ritorniamo là, ma sono curioso, devo capire. Sì, sì. E i tunnel questi qua. C'è un tunnel qua sotto. O è chiuso. Ale, stai attento. Prima noi eravamo sotto. È strano sto posto, vero? Non è capito che cazzo è. Andiamo, eh. Acqua non ce n'è, voglio dire. Strano, raga, strano. Ragazzi, è un video dove non parliamo tanto perché non sappiamo niente di questo posto. È sempre stato molto... Praticamente abbiamo sempre visto questa tettoia dilaniata. Però non pensavamo che ci riservasse così tante sorprese. Non si sa la storia, non si sa... Dovremmo chiedere agli abitanti del posto. Non sono vecchissimi, però. No, questi qua sono stati messi quando hanno iniziato a fare i lavori, perché secondo me volevano ristrutturare questo posto. E poi, per qualche motivo strano, si sono bloccati. Ora in editing mi informerò, raga, e cercherò di capire che cazzo di posto è questo, così vi spiego.
Intanto, raga, io a questo punto direi che ci becchiamo al prossimo video e per oggi l'esplorazione è finita. Anche perché quello che c'è da vedere l'abbiamo visto e non vi vogliamo far vedere come entrare e uscire. Bella, raga, spada pa.